In città proseguono i preparativi per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia che toccherà il capoluogo di regione il prossimo 17 maggio. Ancora una volta la Corsa Rosa arriverà all'Aquila. Con la scorta della Polizia Municipale dell'Aquila nei giorni scorsi sono state effettuate le riprese dall'alto con il drone nel centro storico della città. Ad immortalare i monumenti più belli, il castello o la fontana luminosa, c'è stato il drone manovrato da Mauro Pagliai, fotografo e già autore di splendide foto dall'alto dell'Aquila. Nei giorni scorsi in città erano arrivati anche il campione Stefano Garzelli e la troupe della RAI per scoprire il percorso che da Vasto condurrà i ciclisti della Carovana Rosa in città. Intanto, martedì 30 aprile, nell'assessorato allo sport del Comune dell'Aquila alle 10.30, ci sarà una conferenza stampa finale in vista dell'arrivo della tappa. Sarà fornito il programma di tutte le iniziative che accompagneranno nei prossimi giorni la città all'arrivo della Carovana Rosa, alla presenza degli organizzatori degli eventi. Nell'occasione, l'assessore allo sport del Comune, Vittorio Fabrizi, fornirà inoltre il quadro dei contributi concessi dal Comune per le iniziative legate all'arrivo della tappa. Saranno tanti appuntamenti per accompagnare i cittadini all'arrivo del Giro d'Italia in città e a renderli partecipi di un evento di festa per tutta l'Aquila.